Ben ritrovati. Ben ritrovati con Teramo Channel. Siamo al secondo numero del nuovo corso, ma siamo al 18° numero di questa stagione sportiva. Abbiamo virato da poco, un paio di giornate sono andate via in questo girone di ritorno, tre giornate nel girone di ritorno. E, insomma, si entra nella fase calda della stagione per quanto riguarda il campionato del Teramo, ma i nostri spalti sono occupati stasera dai ragazzi degli allievi del Teramo Calcio, che voglio ringraziare ovviamente per la loro partecipazione. Impareremo a conoscerli, capiremo molto di più sotto la sapiente guida di Luca Di Domenico, un ragazzo che abbiamo stimato da calciatore, insomma, ne abbiamo parlato anche altrove tanto tempo fa, purtroppo, e che oggi siamo sicuri ha intrapreso la strada giusta, cioè quella di un allenatore che non si fermerà a questi livelli, vedrete, perché è veramente molto bravo. Voglio ringraziare il capitano del Teramo, Luis Federico Arcamone, grazie per essere tornato con noi. Non credo che tu sia la prima esperienza di questa stagione. No, non è la seconda. È la seconda. Grazie a Ivan Speranza, lo abbiamo visto giocare benissimo domenica scorsa, fra i migliori in campo. Bentornato anche in squadra, grazie, è il caso di dirlo, perché viene da un brutto infortunio. Il mago delle panchine d'Abruzzo, Tonino Valbruni, buonasera, grazie buonasera, mister, hai cambiato il tuo palcoscenico per una settimana. Gioco forza, non so se dirti sono contento di averti qui e quindi... No, non sono contento io di stare assieme ai ragazzi, due bravi giocatori. Sì, però mi manchi la domenica. Lo so, troppo... insomma, l'allenatore sì, l'opinionista pure. No, bisogna fare come Speranza, ha giocato poco, però ha dimostrato di essere parte del gruppo. Cioè, quando ci sono poi lascio questo il segno, più o meno. È importante. Il mio compagno di viaggio, Andrea Costantini, grazie Andrea. Buonasera. Stasera abbiamo, ve lo dico subito, la regia fra qualche istante manderà in onda il numero in sovraimpressione con il quale potrete interagire con noi, ma abbiamo due o tre sorprese, una direi anche abbastanza clamorosa per il capitano del Teramo Arcamone, grazie al gran lavoro di Andrea in redazione, perché se vi diciamo che vi faremo vedere qualche gol argentino di quanti anni fa? 15 anni fa. 15 anni fa, di un Arcamone che qualche capello in più l'aveva, forse qualche etto in meno pure, forse poi vedremo. E insomma, stasera abbiamo una scheda su Arcamone veramente bella. Veramente bella e da seguire. Allora, Valbruni da un lato e poi Speranza dall'altro, visto che c'è stato questo binomio che hai creato tu senza volerlo, io avevo previsto di iniziare con voi e di chiederti se dopo le due sconfitte, prima del turno ultimo, qualche dubbio ti era sorto sul futuro del Teramo. Ma sicuramente no, ci possono stare. La dimostrazione del fatto che abbiamo ripreso i punti con un incontro difficoltoso per le due squadre che si stavano avvicinando, quindi abbiamo ripreso i punti. Io dico che c'è stato questo avvicinamento soprattutto alla San Benedettese, che considero forse la squadra più fastidiosa. Poi ascolteremo Palladini durante la nostra più fastidiosa diretta. Anche perché nelle ultime 5 partite il Teramo ha perso 8 punti rispetto alla Samp. Rispetto alla Samp, perché la Samp ha vinto 8 incontri, 7 incontri diciamo di fila, ha preso 3 punti nei 7 incontri. Però già domenica c'è un incontro importante, che è San Benedettese Ancona. Io dico che se il Teramo domenica fa un risultato importante a San Digilio, gara molto difficile, però sicuramente alla portata del Teramo, si possono riprendere i punti, perché le difficoltà a mio giudizio sono passate, perché c'è sempre quell'incontro difficile, quei due incontri difficili, che è quello Teramo-San Benedettese e Teramo-Ancona. Però è una squadra che sta dimostrando tutto il suo valore, perché 50 gol non si fanno tutti i giorni, c'è solo il Vallè d'Aosta che ne ha fatti 53. Quindi io dico che il Teramo ha tutti i numeri, perché è una squadra forte. L'unico mio... se mi posso permettere, l'unico non dubbio, l'unica incertezza che c'è stata è che in quest'ultima fase abbiamo preso qualche gol in più. Però io dico, se per uno al quale non piace prendere gol, peraltro. No, a me non piace prendere gol, appunto. Perché io dico sempre che le difese, d'altra parte, i campionati li vincono quelli che prendono meno gol. Ma degli abbiamo altri. Visto in che, genere è così. Abbiamo visto che anche nella finalissima, adesso andiamo fuori tema, nella finalissima di Champions League Eto'o e Pandev facevano i terzini, sì. Però io dico sempre che il Teramo è molto forte, ha un attacco fortissimo,
la difesa non è che la difesa è male, la difesa deve riuscire ad essere un pochino più convincente nelle partite esterne, perché d'altra parte se una squadra in casa vince tutte le partite, lasciamo partita del Miglianico perché la partita col Miglianico è stata fatta in campo neutro, però se una squadra vince tutte le partite in casa e tranne una con la Civitanovese alle sorti, vabbè, quella, quella all'inizio non l'ho considerata, però ha dimostrato, perché anche con la Civitanovese potevamo andare in vantaggio tranquillamente con i gol di Arcamone sullo 0-0, però io dico che il Teramo ha dominato tutte le partite in casa e fuori casa ha trovato qualche piccola difficoltà, anche perché sembra la squadra da battere, la capolista. Però mister, 7 vittorie consecutive in trasferta. No, ma il Teramo c'ha tutti i numeri, soltanto sta parlando di qualche gol di troppo secondo lui. No, io dico nelle ultime settimane. Nelle ultime settimane. Però se fino a un certo periodo del tempo, diciamo di tempo, eravamo, diciamo, la migliore difesa di tutti i gironi, sì, tranne l'Este. Sì, lo siamo stati fino a un certo punto. Sì. C'era l'Este, che pure l'Este adesso sta facendo fatica perché ha preso tanti gol, che io li seguo un po' tutte. Anch'io. Però dico che il Teramo, se in un certo periodo aveva preso solo 6 gol e poi ne ha presi molto di più, qualcosa c'è stato. D'altra parte non si possono prendere 3 gol col Pesaro, 2 gol a Riccione, 3 gol a Civitanova. Però ripeto, ci può stare in un campionato. Se adesso in questa fase c'è un'accortezza più difensiva in qualche partita, che a mio giudizio fuori casa non ne vedo molto difficile, perché c'è il calo del Vis Pesaro, che sta puntando a un futuro sui giovani. Dico che il Teramo, a mio giudizio, già domenica potrebbe essere una giornata fondamentale, perché sappiamo tutti che è la squadra da battere, come l'Ancona è la squadra da battere per le marchigiane, perché se l'Ancona ha fatto grosse difficoltà con le marchigiane, che ha preso soltanto 8 punti nelle 6 partite su 18, sta a dimostrare su 18 punti ne ha presi su 18 6. Punti ne ha presi soltanto 6. Questo sta a dimostrare che trova le difficoltà nei derby. Se noi riusciamo, come sono convinto, perché attaccanti di questo calibro non ne ha nessuno in questa categoria, come avevamo la difesa, perché la difesa di Speranza, insomma, è la migliore difesa, l'hai fatta per qualche gol di troppo subito da Riccione in avanti, va bene? Diciamo, da lì c'è stato leggermente da Teramo Vispesaro, sì, ne prendiamo 3 gol, facciamo 5-3, no? Sì, sì. Lì se tu non hai un attacco forte, immaginiamoci che noi non avevamo un attacco forte contro la Vispesaro, 3 gol in casa sono pesanti, sì. Però ripeto, stiamo superando, lasciamo perdere la partita di Ancona che è stato un episodio casuale, lasciamo perdere la partita di Civitanova che forse l'abbiamo preparata un pochino male sotto l'aspetto mentale, però ripeto, il Teramo è la squadra più forte del campionato e si vedono, i numeri parlano per il Teramo. Speranza, non ti impressionare se noi cerchiamo di tirar fuori anche qualcosa che non va con una squadra che è prima in classifica, che ha fatto tutto quello che ha fatto, insomma è un po' il nostro lavoro, no, anche poi, quello del mister. No, poi voglio aggiungere, qua, voglio è peggio di noi voglio giornalisti, aggiungere che come ti chiudo subito, che come mister devo fare i complimenti a Speranza, perché non è facile. Questo lo stavo per fare io, non però se lo fai tu sono contento. Non è facile che un giocatore che lo scorso anno fa parte di un'integrazione di squadra dove la squadra è stata la migliore difesa di tutti e 9 i gironi del CND, fare panchina. Questo sta a dimostrare che sia i compagni, capitano, tecnico e tutti i compagni, sono stati bravi a cercare eventualmente di farlo rendere importante in un progetto vincente. Sì, quello che dice secondo me è giusto, anche se siamo convinti un po' tutti del fatto che se non ci fosse stato quell'infortunio, sì, vabbè, non fa parte del gioco. Fa parte del gioco, bravissimo. Ciao. Purtroppo sono stato sfortunato, diciamo, perché poi con una botta mi sono infortunato, un brutto infortunio, sono dovuto stare un po' fuori dal campo un bel po', sì. E quindi, come diceva il mister, giustamente, l'importante è il gruppo. Il gruppo che ti fa stare bene, quindi anche se magari giochi di meno, quindi c'è il gruppo e si va avanti. Purtroppo, anzi, meno male, siamo tanti e quindi non è facile giocare e trovare spazio nella squadra come il Teramo.
Quindi ogni giorno in allenamento diamo il massimo per cercare di conquistarci il posto. Però hai dovuto di fatto, se mi sbaglio correggimi, aspettare una squalifica prima di Ferrani, poi di Calabuig. No, tutti e due di Calabuig. Tutti e due di Calabuig. Sì. Che è stato il tuo compagno di reparto a Gaeta. Questo che vuol dire? No, vabbè, Mattias. No, adesso Mattias non so se domenica tornerà in campo perché no, sta squalificato. C'è ancora la seconda di squalifica. Sì. Quindi è ancora sfortunato. Beh, no, lui secondo me se continua a giocare come ha giocato domenica scorsa, poi sarà difficile togliere però, lui. Cioè, Valder, il gioco si fa. Viene da un progetto che la squadra aveva preso 4 gol in 2 partite e non ha giocato. Guarda caso ha rigiocato e appunto non sarà facile neanche questo il dubbio del tecnico. No, anche perché all'andata lui ha perso il posto diciamo con l'infortunio Preisernia, è stato Preisernia e ora con l'Isernia è tornato, aveva già giocato, questa non però, lo sapeva nemmeno lui, vai a finire però, un girone dopo potrebbe riaprirsi una nuova stagione personale, non di squadra, personale per lui se continua a giocare così, perché tanto Cappellacci ha dimostrato che, come nel caso di Ferrani, entri, giochi bene e il posto è tuo. Se Ivan Speranza dà delle garanzie, magari resterà fuori Calabuig, ma insomma è toccato un po' a tutti, potrebbe toccare anche a Calabuig, che peraltro ha accusato una flessione di rendimento anche fisiologica, quindi ci può stare che anche quando tornerà magari si accomoderà in panchina, perché c'è chi dà al momento maggiore garanzie. Sì, infatti, ma lo stesso Ferrani una lieve flessione l'ha avuta, quindi è tutto da vedere, non ci sono al momento forse delle gerarchie ben prestabilite alla luce del fatto che i due titolari degli ultimi tempi hanno avuto una flessione di rendimento. E allora Luis che deve dire? Luis c'è poco da dire, lui gli bastano 20 minuti segna. Sì, lui entra, fa gol, va bene, su questo non ci sono dubbi, però è valso un po' il discorso anche per lui, perché anche lui è sparatissimo. Ma potrebbe valere per Masini, perché credo 10 gol in 12 presenze quest'anno. Sì, 10 sì, gol in 12 sì, percento, sì, vabbè, la media è a favore sua. No, è incredibile, voglio dire, però anche lui si è ritrovato per un infortunio fuori. Cioè, l'importante è poi stare tranquillo e aspettare l'opportunità, che quello fa bene a tutti, no? Senza fare casino, senza fare polemiche. Hanno giocato Bucchi e Masini, hanno fatto benissimo. Fracelli. Io per infortuni, per problemi personali che ho dovuto aspettare. E niente, domenica mi è capitato di giocare, cercavo di approfittare e poi con tutta serenità si aspetta domenica. Con la testa a 4 secondi, gol. Sì, lo so, cioè lui è fatto sì, così. Sì, però d'altra parte se lo scorso anno abbiamo avuto delle problematiche sulla panchina, sì, adesso non ne abbiamo, devono essere contenti perché l'anno scorso abbiamo perso il campionato, quest'anno abbiamo una rosa più completa, le rose complete fanno vincere i campionati, quindi sì, è vero. Questo lo sanno loro ed evidentemente fanno parte di quel progetto che è un progetto vincente. Che qui torniamo all'atavico discorso di quanto importante sia, certo, la professionalità degli atleti, perché devi essere un professionista, no, anche nei diletti. Che rompe ma la forza della società, no? Perché la garanzia e la tranquillità poi te la dà una società forte, le dà una società forte. Anche la fortuna di scegliere gli elementi che sanno stare, perché ci sono anche elementi che non giocano pagati profumatamente che poi incominciano a fare polemica, certo. Quindi sono bravi loro a stare al posto proprio perché sanno che una squadra che vince il campionato il prossimo anno hanno più possibilità di prendere qualche squadra perché hanno fatto parte di un progetto vincente. Allora noi abbiamo provato a modo nostro a dire cosa pensiamo di questo campionato oggi. Quindi adesso, prima di conoscere i ragazzi del Teramo che sono sugli spalti con noi, degli allievi regionali del Teramo, andiamo con la messa in onda di questo servizio. Speriamo, crediamo di poter offrire qualche spunto di riflessione in più a chi ci segue da casa per questo numero di Teramo Channel, la scheda della nostra trasmissione. La vittoria con l'Isernia è servita per comprendere diverse cose, tranne una. Il Teramo rimane la più seria candidata oggi alla vittoria finale. Non fosse altro per il fatto che 4 punti di vantaggio sono importanti, non decisivi, è chiaro, ma importanti.
Il facile 5-0 sui molisani ha anche ampliato lo scenario delle valutazioni sul campionato, oramai circoscritto alle prime quattro della classe, con l'Ancona che, vinca o pareggi, dà sempre l'impressione di essere una grande incompiuta. La Civitanovese, che conferma una robustezza tattica assoluta, rimane la squadra meno battuta del campionato con una sola sconfitta, e la Samb che, sorpresa più che mai, ma sempre fino ad un certo punto, non si ferma più. Anche a Pesaro ha vinto, per l'ottava volta consecutiva, ed oggi sono proprio i rossoblù a meritare un'attenzione particolare, forse anche per l'accreditamento di squadra avversaria principale dei biancorossi. Il crocevia di domenica prossima a Riviera delle Palme, nello scontro diretto con l'Ancona di Osio, darà risposte importanti, ma ovviamente non risolutive. Non lo saranno neanche per il Teramo a Sant'Egidio, perché la partita non sarà per nulla facile, perché la capolista riesce anche ad accrescere sempre i valori degli avversari, ancora di più da capoluogo di provincia, ed anche perché la squadra di Fontana, risultati non felici a parte, gioca bene, ed anche a Trivento lo ha fatto, perdendo immeritatamente, colpendo tre legni in una sola azione, e dove si è vista annullare un gol regolarissimo, forse due. Il campionato, oramai entrato nel vivo, ha ancora molto da dire, nonostante i tentativi di tutte le squadre, o quasi, a migliorare il proprio organico. In fondo le grandi che sono in testa hanno giustamente ritoccato poco o nulla, le altre che inseguono hanno provato a fare di più, ma i risultati devono ancora vedersi. Ad esempio ad Ancona, di Ferraro, hanno scritto «è stato inguardabile». E quelle di bassa classifica, Real Rimini a parte, non sono più le squadre materasso o quasi che erano state fino al periodo natalizio. Tutto questo per dire che è iniziato un campionato diverso, come la storia insegna, quello che, dopo il giro di boa, non presenta più partite scontate o quasi. Concentrazione assoluta, quindi, e coesione di gruppo, della società, della tifoseria. Da questa angolazione, la prima della classe, il Teramo, dovrebbe sommare un totale ancora decisamente più consistente rispetto a tutte le altre. Bene, eccoci nuovamente in studio e in diretta, forse qualcosina potremo riprendere dalla scheda che abbiamo mandato in onda qualche istante fa. In regia appare il numero in sovrimpressione, potete scrivere per interagire con i nostri ospiti. Più avanti nel corso della trasmissione ospiteremo anche i vostri pareri, le vostre domande, i vostri commenti, ma credo che sia giusto, e il microfono è a Luca Di Domenico, spendere qualche minuto per i ragazzi che sono lì accanto. Intanto classe 95-96, che vuol dire beati loro, 16-17 anni, sì. Vabbè, bravi, state andando molto bene, siete secondi in campionato, anche se poi scopro, guardando una classifica che adesso la regia ci supporterà, che c'è un mezzo Teramo in questo girone, che non, purtroppo che non è il Teramo, nel senso che voi siete secondi, perché l'altra squadra è una squadra siamo di più club. Sì, siamo, intanto buonasera a tutti. Stiamo disputando un buon campionato con la squadra allievi e siamo secondi in classifica. Diciamo che i primi due posti sono utili poi per fare la fase finale, i playoff, con i primi due posti dell'altro girone. Eccola, per cui poi ci giocheremo tutto nella fase finale, nella fase finale del campionato. Ma a prescindere da queste valutazioni... Scusa, lo scontro diretto, tanto per essere... So che non l'abbiamo vinto perché Marsica sì, non ha perso hanno mai. Vinto tutte le partite. Ma l'abbiamo perso o lo abbiamo pareggiato? Lo abbiamo perso 3-2 con due rigori a loro favore, quindi è stata una partita giocata... Mi dai speranza adesso, eh? Sì. Adesso sì. Mi dai speranza. No, penso, ritengo che sia... C'è anche speranza, quindi abbiamo speranza di studio. No, credo che sia difficile recuperare ormai il primato della Marsica, ma no. Questo ci interessa poco, nel senso che, Walter, io tengo a dire questa cosa, che la valutazione della classifica è sì importante perché dà morale, dà fiducia ai ragazzi, ma l'aspetto più importante credo a livello giovanile sia che al termine dell'anno vengono raggiunti tutti quegli obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio
che sono su tutto la crescita individuale e collettiva della squadra. Sono d'accordo. E quindi su questo stiamo facendo dei passi notevoli, vedo i ragazzi molto impegnati, quindi questa è la cosa che per un allenatore di settore giovanile... E devo dire la verità, se ti conosco un po' ti sento soddisfatto, sinceramente soddisfatto. Sì, assolutamente sì, perché dico sempre anche ai miei colleghi allenatori delle altre squadre che quest'anno un gruppo di ragazzi, prima di tutto uomini, nel senso anche ragazzi molto educati, quindi per me è più facile anche lavorare sul campo. Allora, diciamo che la cosa questo, più importante sì. Sono è il più 10 nei confronti del San Nicolò. Vabbè, dai, fare una battuta. Sì, sì. Vabbè, si dimentica il... stiamo dimenticando che lo scorso anno ha raggiunto gli stessi obiettivi facendo una finalissima e andando a fare le finali. Regionali. Ringrazio sta il lavorando mister. Bene Luca, no, insomma, ringrazio il mister che l'ho avuto come allenatore tantissimi anni fa. Bruni quando... ha allenato tutti. No, volevo dire un'altra cosa. Ha allenato i loro papà, forse anche i loro nonni. Volevo dire un'altra cosa, che due squadre si qualificano. Sì, sì, anche detto, se la l'ho massica, detto, l'ho detto Luca. Anche se la massica non è... Sì, ma tutte le valutazioni che state facendo voi sono perfette. Quelle che fa il mister è sicuramente giusta, la crescita, l'educazione, il raggiungimento degli... Ma a me la cosa che più mi ha fatto piacere è ascoltare che abbiamo perso, sì, con quelli che stanno là sopra, ma 3-2 con due rigori contro. Sì. Quindi, sai, dovranno tornare qua. Ma sicuramente nella partita e magari vinciamo noi con ma due rigori a favore. Il 4 marzo. Il 4 marzo, Costantini pure la data. Ma finalmente si sta parlando una lingua importante che è la terramanità. Oh, sì. Bravo. E poi... vedere questi ragazzi e queste maglie biancorosse indosso, sinceramente, prima si parlava, credo che sia, l'ho già detto e forse mi ripeto. Si parlava soltanto del settore giovanile a Giulianova. Sì, sì, e è finalmente vero. Bravi questi ragazzi, ma soprattutto anche la società che si sta riparlando finalmente del calcio. Allora, noi ci siamo comprati tre applausi in questa trasmissione. Il primo lo hanno fatto da soli loro all'inizio. Uno lo chiamo adesso io, lo sapete per chi lo chiamo? Per i due dirigenti che sono a fianco al mister, che sono Gennaro D'Angelo alla sinistra del mister e a fianco a lui Eugenio Tecce, perché questa è gente che ama lo sport quanto noi, forse più di noi, perché credo, adesso brevemente lo chiedo a Gennaro, a D'Angelo, che il vostro è veramente amore per il calcio e vivere i fine settimana in una maniera diversa, ma vivendo lo sport agonistico nella maniera più pura possibile, no? E certo, se uno non ha la passione per questo sport non puoi seguire neanche i ragazzi, quindi poi vedere i ragazzi giocare è la cosa più bella, vedere, esatto, cioè, la crescita del ragazzo stesso. E per voi è un appuntamento della vostra settimana, forse anche più d'uno, quello di stare con questo gruppo e di vivere questa sensazione? L'appuntamento della domenica e più qualche volta seguiamo anche gli allenamenti. Purtroppo più di questo, sinceramente, non si può. No, ma voi siete bravi tanto quanto ognuno per il proprio compito, ovviamente, ma sono le figure che contano poi in una società. Ce ne sono tanti, c'è anche tuo figlio Gianluca che oramai fa parte di questa grande schiera di collaboratori, no? E per Valbruni anche questa è una soddisfazione. Beh, diciamo, no? il mio vice. Come il mio vice? Sta dando continuità. Cioè si instraterà anche lui? Si instraterà. Ho capito. Quindi, seguiamo le orme di Valbruni. Ho capito, quindi è una storia infinita questa. Giocatore, okay? allenatore. Poi dirigente, quindi abbiamo completato. Esatto. Mo presidente, non lo so. Non lo so, questo è da vedersi, però nella vita tutto è possibile, non si sa mai, eh? Beh sì, pagare Arcamone sarebbe un po' difficile. Arcamone che resta il capitano del Teramo e che con Andrea, non so se sia questo il momento di voler vivere una delle fasi di questa puntata, che è un omaggio che facciamo a lui, sì, ma che renderà più noto ancora Arcamone alla città di Teramo, ai tifosi, perché no, che vogliono bene al Teramo e ovviamente al capitano dei biancorossi. Ma quanto tempo hai dedicato alla costruzione di questo servizio che fra qualche istante la regia ci farà vedere? Beh, no, prima ho dovuto realizzare proprio la scheda, quindi scrivere, diciamo, il pezzo. E poi ho dovuto
trovare nei nostri archivi le immagini giuste. Mi sono anche i due o tre riferimenti più importanti di questo servizio. Ho ripescato dai nostri archivi il primo gol fatto in una diretta televisiva del campionato di eccellenza, trasmessa da TV6, il campionato 2005-2006 ad Atessa. Fatelo vedere Arcamone, perché non so se lo ricordo. Non al Monte Marcone, ma allo stadio di Atessa Paese, al Fonte Cicero. Fu un colpo di testa. Fonte Cicero si chiama. Fonte Cicero, bel campo di Atessa Paese. Persero 2-1, ma andarono in vantaggio nel primo tempo con un suo colpo di testa. Una squadra che aveva Danilo Aureli, Marinilli, Ferreira, chi più ne ha più ne metta, una squadra. E quindi questo gol ce lo farai rivedere. Sì, poi? E poi ho chiesto aiuto anche tra virgolette a YouTube, e lì ho selezionato due gol che lui ha segnato con la maglia dell'Argentinos Juniors, stagioni 97 e 98. E lì non lo riconoscerete, perché non io lo riconoscerete. C'è anche una telecronaca in argentino che sottolinea bellissimo il gol. Vabbè, credo ma che una, basti. Una curiosità, ma sei, o meglio, eri soprannominato il pirata? Sì. Allora, come? E a Teramo non lo sapevamo? Ecco, invece. Vabbè. E adesso abbiamo importato il soprannome. E tu pensa che almeno per noi di TV6 e tu pensa che la sigla nuova di Teramo Channel è sulla scorta di Pirata dei Caraibi, quindi è tagliata per Federico. Però non sapevamo che era soprannominato il pirata. Il Teramo ha fatto un'ottima squadra, ma anche tu hai fatto un'ottima squadra. No, prendere questa questi è una pezzi squadra che era stata già costruita. Ho soltanto avuto il piacere di ereditarla, questo sì. Vabbè. Ma poi Andrea, cioè, è un fenomeno, veramente un fenomeno. Allora, rientreremo subito in studio, perché poi vorremmo ascoltare Luis dopo che avrà visto questo servizio che la regia ci sta dando adesso in onda. Vivere per il gol. Luis Federico Arcamone è un attaccante di razza, di quelli che si trovano a loro agio all'interno dei 16 metri, di quelli che quando pensi possa essere innocuo, ecco che te lo ritrovi davanti alla porta, pronto a firmare l'ennesima rete della sua carriera. Il fiuto del gol, la sua caratteristica principale, gol fatto in tutte le salse, senza una vera specialità. Quello che conta è che la palla rotoli dentro. Capitano del Teramo, leader dello spogliatoio biancorosso, Arcamone è nato nel marzo del 79, argentino di Buenos Aires, cresce nelle giovanili del glorioso club polisportivo dell'Argentinos Juniors, squadra con la quale debutta anche nel massimo campionato, mettendo insieme una quarantina di presenze e siglando tre reti, due delle quali riusciamo a mostrarvi nel 97 in un Platense Argentinos e nel 98 in un Argentinos Gimnasia della Plata, squadra nella quale furoreggiava il Pampa Sosa. Sale per marcar Mon, se la saca Schiavi, abilitato Zermatté nel centro del Zermatté, sta con De Saavedra, Arcamone, gol! Il ventenne Arcamone però ancora alla ricerca della sua reale dimensione, gioca un paio di anni in Spagna, torna in Argentina, 8 gol in 20 partite al Defensa y Justicia, prima di iniziare la sua lunga esperienza italiana. Non facile la prima, stagione 2003-2004 con la matricola di serie in C2, 15 presenze, 3 gol ed una salvezza miracolosa in extremis nei playout con il Tivoli. Salvezza solo sul campo perché la società fallisce. E allora ecco l'Abruzzo e Arcamone esplode con 16 reti in Serie D vestendo la maglia del Celano. In panchina c'è un certo Rinaldo Cifaldi. Stagione 2005-2006, Arcamone inizia a Trapani, ma nel novembre 2005 fa scalpore il suo immediato ritorno in Abruzzo. Campionato di eccellenza, Valle del Giovenco. A Celano la prendono male perché c'è già attrito col neonato sodalizio marsicano, creatura del patron Angeloni. Con questa società arrivano 3 promozioni in 4 anni, 109 presenze, 49 reti. Si incrociano le strade con Roberto Cappellacci, che primeggia in eccellenza con la Sante Gigliese, costringendo la Valle ad ottenere la D con i playoff. Poi Cappellacci a Prodi Marsi, che guida Arcamone e compagni alla conquista dei pro nel 2007. Arcamone lascia nell'estate del 2009 la Valle del Giovenco subito dopo la promozione in prima divisione. A Melfi segna 10 gol, contribuendo ad una delle migliori stagioni di sempre dei lucani in C2.
Nell'estate 2010 l'approdo alla corte del presidente Campitelli, il resto è storia recente. Nonostante qualche acciacco di troppo, la media gol in campionato è sontuosa, 30 partite e 16 reti lo scorso anno, 10 in 12 partite quest'anno, ed una fame da gol insaziabile, con un chiodo fisso, portare il Teramo tra i pro. Bello. Andrea, non so se fare più complimenti a te o a lui. No, Federico. Tutti e due. Federico, per quello che ha fatto nella sua carriera, che abbiamo cercato di, in questi tre minuti, di riassumere. Non mi dire che non ti abbiano colpito queste immagini, perché se ti conosco poco. Veramente, vedere come passa il tempo, soprattutto. Sì, purtroppo dopo, sì. Però, bellissimo. Ti ringrazio. Che... Allora, intanto voglio chiederti, compagni di squadra in quell'Argentinos, qualche nome che ti ho fatto prima, Ledesma giocatore famosissimo in Serie A, e poi anche l'ex giocatore del Bari, Diego Markic, giusto? Sì. Insomma, giusto per fare qualche nome. Invece, in quella Valle del Giovenco, in un piccolo spezzone di questo servizio, abbiamo visto qui, in questo studio, te, Berra, e tra gli altri anche quel Gianluca Sansone, che ora è uno degli uomini mercato a livello di Serie B e Serie A. Sì, che riuscimmo a regalare al Montorio. Esatto. abbiamo visto anche il patrono Angeloni, Cappellacci. Incredibile, insomma, davvero. I capelli, Cappellacci. Insomma, che ci dici? Anche insomma, di quella stagione che hai vinto con Cappellacci in Serie D, c'erano Pazzi, ecco, abbiamo dimenticato. Lemme, Cristian Verra. Pazzi, Mario Lemme, Sansone, De Angelis, un sì. Dream Team. E Cappellacci in panchina. Che era uguale a oggi, con qualche capello in più, insomma. Esatto. Molto stile Armani. Cosa, io ho fatto accenno a quella polemica che ricordo, insomma, che ci fu nella Marsica per il tuo ritorno immediato alla Valle del Giovenco, quando tu andasti via da Cerano. Il problema era stato che, come io il primo anno a Cerano interregionale, non sapevo di dover firmare l'articolo 108, non so com'è. E sono andato in Argentina, mi sono messo d'accordo con la Valle del Giovenco, ho firmato e sono andato a fare l'allenamento, il ritiro con loro. E ce l'hanno, non mi svincolava. Allora mi hanno mandato a Trapani a giocare. Per premio? Mi hanno venduto a Trapani. Sì. Però tu a novembre sei tornato. E poi Angeloni, alla finestra di novembre, Angeloni mi ha detto: io ti vengo a prendere a Trapani, non ti preoccupare. E a novembre sono ritornato. Che roba, eh? Eh sì, ma il calcio è anche, Tonino. Beh, ma fa parte del calcio. Poi lui è un po' come Valbruni, che torna ad Atri, forse è una mia valutazione, perché ad Atri ci doveva andare l'anno che preferì ripartire e riportare in eccellenza il Teramo. C'avevo un debito, lo devo onorare. Gli uomini di onore devono cercare sempre di onorarlo. Come se Arcamone tornasse a Trapani, insomma. No, Arcamone sicuramente sicuramente a Celano ha fatto bene. Poi adesso il Trapani sta nelle vette della C1, sì. Quindi ci tornerebbe volentieri. Certo. Allora io vorrei chiedere, sempre in riferimento a questa scheda, uno, come è nata la sua avventura italiana, prima tappa proprio quella di Isernia, a cui hai fatto gol andata e ritorno quest'anno, e poi dell'Argentinos Juniors che cosa ci dice, visto che è una squadra prestigiosa, gloriosa, che ha lanciato insomma tanti talenti, quindi che esperienza hai, o meglio ricordi, cosa ricordi di quell'esperienza in Argentina con quella squadra, e come è nato il tuo rapporto con l'Italia? No, in Argentina ho fatto tutto il settore giovanile in Argentinos Juniors, e poi a 18 anni sono venuto in Serie A, ho fatto 3 anni e niente, poi ho sbagliato qualche scelta personale perché dovevo andare in Spagna a giocare in Serie B, però alla fine ho fatto una scelta sbagliata, mi sono trovato a giocare in C1 in Spagna, che poi ho fatto male, ho deciso di rientrare in Argentina, fa un anno in Serie B, e poi quell'anno c'è stato il casino in Argentina, il fallimento del paese, che era... E veramente i soldi non si arrivava a niente là, e allora ho preso con mia moglie la decisione di partire per l'Italia. Nuovamente in Italia. E Isernia come è andato? No, Isernia è andato malissimo, perché poi la società era fallita a novembre. No, era... Periodaccio. E poi ho iniziato... Poi è arrivato la bella avventura, è iniziata a Celano, e poi... Tutto il resto. Tutto il resto. Meglio.
Bene, noi abbiamo un impegno commerciale, lo assolviamo. Tutti sapranno già, perché oramai il mondo della comunicazione è così vasto e ampio che le notizie arrivano talvolta ancor prima che siano rese ufficiali dagli stessi organi di informazione, ma il Teramo oggi ha ingaggiato un attaccante esterno sinistro, teramano peraltro, se la memoria non mi inganna, ex Giulianova, parliamo di Torbidoni, di questo sì. Poi, come dici? È un giocatore me lo dipingono di propensione come un esterno offensiva. Offensivo più che centrocampista, sì. Tra un esterno offensivo. Abbiamo anche l'unico gol tra ha i ha segnato un solo gol lui nei professionisti, ma è un 92, stiamo parlando di un ragazzo. Beh, Costantino è riuscito a ritrovare pure quel gol. Vediamo un po' e se... poi lo faremo vedere dopo. Adesso andiamo in pubblicità. Vabbè. Grazie.
devo dare a Cesare quel che è di Cesare, perché ho presentato solo una parte dei dirigenti, che sono due con Luca Di Domenico. Ho dimenticato, ma non l'ho fatto apposta. Eugenio Tecce, che vale l'importanza di Gennaro D'Angelo. E anche con l'applauso. Magari qualcuno dirà che ci siamo messi d'accordo per... Non è così, no? Era proprio una dimenticanza. Invece, ragazzi, fra poco ci collegheremo con San Benedetto, eh? Un ragazzo che io conosco bene, da quando era piccolino così. Nome, cognome, Pace ruolo. Gianmarco, 96, difensore. Pace, Gianmarco Pace. Romanelli Davide, 96, centrocampista. 96 sono, eh? Di Pietro Marco, 95, centrocampista. Montecchia Marco, 96, difensore. De Padre Gianluca, 95, centrocampista. Alfredo D'Amico, 95, difensore. Alessandro Giannelli, 96, attaccante. Paternò Antonio, 96, attaccante. Francia Moreno, 95, difensore. Ci scusiamo, Francia, per non averti inquadrato proprio come meritavi, eh? Però. Gianni Conicchioli, 95, centrocampista. Cosenza Matteo, 95, centrocampista. Manca una fila intera, eh? Mi sembra sì. L'ultima, la fila in alto. Francesco Ricci, 96, attaccante. Di Gennaro Lorenzo, 95, attaccante. Ameli Gianmarco, 95, portiere. Mario Mosca, 95, esterno destro. Marchionne Umberto, 95, portiere. Catenacci Matteo, 95, difensore. Davide Gardini, 95, attaccante. Di Teodoro Simone, 95, difensore. Beh, un bel applauso, fatevelo. Nasceranno quanti giocatori fra i tanti ragazzi che sono con noi, Donino? Ma sicuramente quelli che si applicheranno veramente. Ascoltate, negli allenamenti, e quelli che a livello sia di studio, perché è importante anche questo, che i genitori se no li sviano, ma soprattutto seguire le indicazioni del tecnico, perché il tecnico tanti anni ha lavorato con i giovani, quindi sa meglio di noi forse insegnare a loro questi fondamentali. Poi chi arriverà, sicuramente ne arriveranno pochi, però quei pochi che arriveranno devono cercare di provarci, e se ci provano sicuramente li vedremo. E il Teramo non ha più bisogno di andare a pescare altrove i ragazzi quando li ha in casa, perché stiamo andando verso il professionismo, e sappiamo tutti che nel professionismo ci sono i premi di preparazione, e con la crisi che c'è attuale, dove possono si deve rappresentare anche un futuro importante, un futuro sotto altri aspetti. Sì, sì, c'è un futuro importante, e questo futuro importante dipende solo da loro, perché il tecnico sicuramente, ma soprattutto la società, cercherà in loro di vedere quali sono le reali capacità, e ce ne sono, perché sembra che qualche ragazzo lo scorso anno è andato al Pescara, Florimbi, quindi c'è qualcuno che vuole arrivare. E bisogna vedere, ne saranno pochi, ne saranno tanti, noi speriamo che ne siano tanti, perché il Teramo, se andrà in C2, sicuramente ha bisogno di loro. Luca, io non posso chiederti di farmi un nome o più nomi, perché tanto è giusto che tu non me li faccia, però posso chiederti se secondo te, fate arrivare il microfono al mister, se secondo te esistono le condizioni perché su questo gruppo in prospettiva si possa puntare. Sì, è quello che dicevo prima, i presupposti ci sono, perché ho ragazzi sia di qualità tecnica che anche di qualità umana, quindi sono ragazzi che si mettono a disposizione e lavorano con serietà. Quello che dicevamo prima, discutendo prima con il mister Valbruni, perché siamo venuti insieme, è il problema grande che abbiamo noi a livello di settore giovanile, che è un gap che ci portiamo da tantissimi anni, è quello purtroppo degli impianti sportivi. Siamo continuamente costretti ad allenarci 2-3 squadre in un unico campo, peraltro in un campo non bellissimo, e quindi quello è un limite grande che ha la società. Una società che si sta impegnando tanto a livello giovanile. Assolutamente, perché una società che si sta impegnando tanto a livello giovanile, sono sempre presenti al campo, quindi c'è una dedizione verso il settore giovanile. Però il problema grande è proprio questo degli impianti, che spero e speriamo che si risolva presto. Luca, io nella vita non so cosa significhi la rassegnazione, nel senso che non sono il tipo che si rassegna, quindi non mi rassegno di fronte a questo schifo e mi fermo, perché se continuo poi faccio sfracelli, e non vorrei farli stasera.
Però su questo argomento, insomma, ci dobbiamo fare non una trasmissione, no, ma più di una. Dopo che continuiamo a registrare una situazione di iniquità che ha dell'incredibile in questa città e speriamo di non parlarne più in questi termini nel più breve tempo possibile, perché altrimenti andremo anche fuori dalle regole televisive. Mi ha aperto una parentesi importante. Mamma mia. L'altro giorno leggevo sul giornale che per 10 anni è stato dato in gestione il Del Conero, lo stadio di Ancona, per 10 anni alla società dell'Ancona, che spende 32.000 euro all'anno che gli vengono ridati come contributo. Quindi praticamente soltanto l'energia elettrica la paga il comune di Ancona e nello stesso tempo solo la semina del campo è della gestione della società per 10 anni, una battaglia vinta meravigliosamente. Leggevo pure sul giornale che da Avezzano addirittura dicevano che non è vero che i comuni non possono elargire a livello economico per quanto riguarda sia le strutture sia le società, perché non c'è proprio una disposizione, è la finanziaria che può limitare in un certo budget. Noi non abbiamo niente a Teramo, perché non abbiamo niente nel calcio. Nel calcio, Tony, questo è lo schifo, è che il calcio non ha niente. Mettiamoci che 4 anni di gestione del presidente del Teramo, quanti soldi ha pagato e se non ci usciva un piccolo teramello con 600.000 euro? Forse, ditemelo voi. Sì, no, adesso lasciamo le campate in aria queste domande, perché veramente apriremo un'altra trasmissione. Però Luca, che è un operatore nel campo del calcio giovanile che si chiama Teramo Calcio, giustamente non può non ricordare, anche non volendo, una situazione che ha di incredibile. Andrea, so che voleva chiedere qualcosa a Speranza. Conosciamo anche poi, sì, certo. Poi fra qualche minuto ci collegheremo con il mister della Samba, Ottavio Palladini. Intanto, nato a e vissuto dove? Sono nato a Castrovillari, Calabria, provincia che di Cosenza. Bella Castrovillari. Sì. Ci sono stato. E niente, vivo ad Avellino, provincia di Avellino, Mirabella e Clano, un paesino in provincia. Sì, hai anche giocato lì nella squadra, sì. Però sì, poi sì, la tua carriera si è sviluppata nel grosso, beh, Boiano e poi soprattutto Viri Bussolidis, prima ancora di Gaeta. Sì, sono stato. Ecco, io porto questa testimonianza, ho letto insomma alcuni colleghi che seguono la Viri Bussolidis che ti ricordano come, oltre che un ottimo calciatore, ma soprattutto come un grande uomo, questo lo dobbiamo dire, perché poi dicevano di te che sapevi essere un leader silenzioso, di quelli che parlano quando devi parlare. Bello, un leader nonché silenzioso. Nonché capitano, è diventato capitano di una squadra comunque per la Serie D molto importante come la Viri Bussolidis, squadra di Somma Vesuviana. Quindi ti riconosci in questo giudizio che viene dato di te? Uno, due, quei 4 anni come sono stati? Eri diventato anche molto legato all'ambiente. Sì, sono stato legatissimo, sono stati 4 anni, anche se poi alla fine ho avuto un po' di problemi, perché comunque avevo il problema del cartellino con loro, quindi non mi hanno lasciato andare magari in squadre professionistiche. Però sono stato legatissimo a loro, ho vissuto 4 anni bellissimi dove sono cresciuto tantissimo come calciatore. Quindi lo porto nel cuore, insomma, Vesuviana. E Gaeta invece che tappa è stata? Gaeta lo stesso, 2 anni bellissimi, 2 anni purtroppo abbiamo perso il campionato per 3 punti tutti e due gli anni. Però la gente bellissima, posto bellissimo, molto calorosa, 2 anni veramente splendidi. Oh, poi Walter, Ivan lo vedi, insomma, ha la struttura di un difensore centrale, ma in realtà può anche adeguarsi a fare il laterale sinistro, se non sbaglio. Sì, visto ho fatto, che è anche un buon piede sinistro. Sì, ho fatto, diciamo, come fuoriquota, ho giocato come terzino sinistro. Appena poi finita la legge del fuoriquota sono passato centrale, che poi, diciamo, è il mio ruolo. Scusatemi se vi interrompo, anche perché stiamo è in collegamento Ottavio Palladini, mi dicono, allenatore della Samba, che accogliamo con un applauso. Allora, Palladini, buonasera, grazie per la disponibilità. Con noi in studio, oltre ad una rappresentanza del settore giovanile del Teramo Calcio, ci sono Speranza, Arcamone e Valbruni, il collega Andrea Costantini. Ma credo che l'applauso stavolta a Palladini lo meriti davvero tutto, perché quello che sta facendo quest'anno la San Benedettese, che non era partita per fare questo popò di risultati che sta facendo,
credo che portino anche un po' la firma tua, no? Non ho il ritorno in studio. Non abbiamo in studio il ritorno. L'importante è che intanto Palladini abbia avuto la nostra domanda. Appena mi date il rientro in studio, magari ascolteremo la sua risposta. Bene, aspettiamo. Come dici? Ah, è proprio caduta la linea. Vedete, si sviluppa il calcio nel gol. Lui ha trovato su YouTube Arcamone. E il difensore, vedi, non si trova su YouTube. Vedi che vuol dire? No, ma il calcio è questo, eh. Calcio, cioè, è questo. È quella la... Lui ha dovuto parlare per dire Viribus, eccetera. Invece Arcamone si è visto i gol con i capelli, ce l'aveva, tutto quanto. Non ti ho chiesto che impressione hai ricavato nel rivedere, nel vedere probabilmente. È un opportunista, è un opportunista da rivedere. È uno di quelli che la mette dentro. Adesso leggermente un paio di chili in più. Un paio di chili in più. È vero? No, adesso no, nel senso potrebbe fare. Forse soffre il sintetico, non lo so. Sono passati 15 anni comunque. Però soffre il sintetico? Secondo me renderebbe di più nell'erba. Si infortunerebbe di meno. Questa è una chiave di lettura particolare. No, adesso si infortunerebbe di meno, secondo me. Questo è un giudizio mio. Dai, In che con la questione impiantistica. No, lui secondo me in erba adesso non I numeri, non si infortunava. I numeri dicono quello. I numeri dicono quello, vedi? Cosa mancava che dicesse Speranza, visto che su YouTube no, c'è meno di Speranza? C'è Speranza. Un'altra cosa che dicevano di Speranza è la sua eleganza nel giocare. Cioè, pur essendo un difensore, è un giocatore molto pulito nel giocare appunto da difensore, perché il difensore va incontro a falli, molte volte anche rudi. Evidentemente lui è uno che ricorre molto poco al fallo e poi è elegante anche appunto nel portamento e nella capacità di impostare, insomma, il gioco. Non è molto diverso per caratteristiche da Ferrani. Sì, proprio fisicamente sono due giocatori, penso Ferrani sia un destro, tu invece sei, sì, sei un mancino, quindi simili però complementari poi nella posizione di, sì, centrale in campo. Sì, anche, sì, in questo caso ti riconosci in questa descrizione che viene fatta? C'è il giocatore elegante che sa impostare, eccetera? Vabbè, che sia elegante non lo dirà lui, però... Bravissimo, cioè più... Però lo sei. Più... No. quando ho giocato mi è piaciuto nelle chiusure. Io non so se Palladini prima ha ascoltato l'applauso. Intanto vorrei capire se Palladini adesso ci ascolta. Mister, è in linea? Sì. Bene. Sì. Io quasi replicherei l'applauso, cioè... Palladini, questo applauso lei se lo merita perché sta portando avanti una stagione con la sua Samp che ha dell'incredibile, perché penso che nessuno, forse neanche Palladini, si aspettava all'inizio questo popò di rendimento da parte dei suoi. O mi sto sbagliando? Ma sinceramente questo rendimento così no, che la squadra potesse fare bene, sì. Sì. Poi è stata migliorata strada facendo. Sono arrivati due giocatori importanti, uno su tutti che è Carteri, e la squadra ha preso ancora di più consapevolezza dei propri mezzi, anche se penso che l'Ancona e il Teramo abbiano sempre qualcosina in più rispetto a noi. Vabbè, ma adesso al di là di questa valutazione, allora io metto ulteriore carne al fuoco, allora mi sento di poter dire che San Benedetto può vantare alle spalle una realtà intesa come tifoseria che può trascinare come poche altre in queste categorie? Ma sicuramente questo penso che San Benedetto abbia qualcosina in più rispetto alle altre. Domenica addirittura c'erano quasi 700 tifosi appesi, quindi sicuramente questa può essere un'arma in più di questa squadra. Però noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensare che... E adesso è difficile, Adesso è un po' difficile rimanere con i piedi per terra, voglio dire. Stiamo vedendo anche tutti allo stadio, i siti, l'informazione che vi sia... Questo è il sito ufficiale della Samp mentre parliamo. Ma guarda, che nell'ambiente ci sia entusiasmo, questo fa piacere. Però noi come squadra dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché... Le insidie sono sempre dietro l'angolo, partite facili non esistono e quindi sappiamo che stiamo facendo bene, però sappiamo anche che tutte le partite sono difficili, quindi piedi per terra, concentrazione e soprattutto
vivere la giornata, questo deve essere. Andrea Costantini, cosa chiede al mister? Sì, buonasera mister, quanto ha inciso secondo lei il fatto di essere partiti non bene, diciamo così, e quindi questo probabilmente ha tolto pressione, quella pressione che ci poteva essere se si fosse designata la Samp come una di quelle squadre pretendenti al titolo del campionato. E può essere una valutazione corretta questa, poi nel formulare, guarda, questo tipo di campionato? Se partiti non bene non direi, perché noi abbiamo fatto le prime quattro partite, abbiamo fatto 8 punti e abbiamo battuto l'Ancona, la terza partita di campionato. Grazie per quel risultato. Avuto, dopo la sconfitta di Teramo abbiamo avuto 2-3 risultati magari altalenanti. Comunque eravate scivolati con un distacco, diciamo, oltre la doppia cifra rispetto al primo posto. Ecco, questo aspetto qui di essere... Ma guarda, noi non ci nascondiamo, noi non siamo partiti con i favori del pronostico perché effettivamente la nostra squadra non è che sia stata attrezzata per ammazzare il campionato come può essere Teramo, come può essere ancora. Noi quest'anno abbiamo, con la società, ci siamo prefissati di fare un ottimo campionato, di arrivare tra le prime 5 posizioni e bene o male stiamo rispettando questo rullino di marcia. Sicuramente, insomma, come ti ripeto, adesso la Samp, mister, è in lotta per il campionato, questo è sicuramente deve renderlo orgoglioso, ma dobbiamo anche dirlo, guarda, cioè la Samp vale l'Ancona, vale la Civitanovese, vale il Teramo oggi, cioè ci sono 4 punti, ma la Samp è lì ed è giusto che sia lì, ed è giusto che si giochi il campionato. Gli organici, io penso che come organico il Teramo abbia qualcosina in più. Sì, no, su questo siamo d'accordo. Abbia qualcosina in più, anche perché ha speso molto, ma molto di più di noi. C'è un signore... Prima di salutarla, Palladini, perché non vorrei rubarle molto tempo, siamo in seconda serata quasi, c'è un signore che si chiama Valbruni, Tonino Valbruni, non so se ne ha sentito parlare. Conosco. Ecco, è qui. Niente, volevo fare una domanda a Palladini, come si è sentito in un periodo in cui era un po' contestato? Questa è la prima domanda. Seconda domanda, cosa darebbe per battere il Teramo, cosa che non c'è mai riuscito? Come mai? Mai? I numeri mi dicono questo. Guarda, io... È vero, Palladini, che non ha mai battuto il Teramo? Con il Teramo... Da allenatore no. Da allenatore, vabbè, ma lui è giovane. Da allenatore no, da giocatore penso una volta. Io penso pure. Quindi c'è anche la quarta volta. Niente, volevo dire che cosa è successo col Trivendo, perché c'è stato questo reclamo che non siamo riusciti a capire. L'arbitro ha cambiato la distinga, non l'ha cambiata. Ecco, solo questo è... Non è successo niente di particolare. All'appello ci siamo accorti... Veramente si è accorto l'arbitro che due numeri erano cambiati. Purtroppo la stiamo perdendo, mister. Non so se è una questione di campo. Ecco, adesso l'ascoltiamo bene. Per qualche istante non l'abbiamo ascoltata. Ci diceva? No. Abbiamo proprio problemi di campo, vero? Sì, può essere. Sì. Vabbè, io volevo, ero alla fine di questa intervista, non so se Palladini ci ascolta ancora. Pronto? Ecco, adesso sì, speriamo di almeno di riuscire a salutarci. Pronto? No, dicevo che non ci sono problemi. No, ma siccome hanno preso l'avvocato e Chiacchio, quindi... No, siccome c'è Chiacchio, diceva il Bruni, che vi difenderà per una cosa che, insomma, mi sembra di capire però che sia... superata dai fatti, insomma, cioè per quello che ci dice Palladini. Non trattato ricorso, ma non... Ultima cosa, sperando che riesca ad ascoltarla, i rapporti con la stampa di San Benedetto sono migliorati nel tempo? Ma guarda, io i rapporti con la stampa li ho avuti sempre buoni, perché sono schietto e sincero e dico quello che penso. Beh, tranne con uno, perché mi ricordo un post partita nel quale, insomma, un momento ero in realtà, non veniva dato merito ai ragazzi che avevano fatto 4 vittorie di fila e 7 punti consecutivi, 8. Sì. Purtroppo l'abbiamo quasi perso e mi dispiace, perché insomma avrei voluto salutarlo meglio, però è una questione di campo più che di linea o di collegamento. Comunque ringraziamo Palladini per la disponibilità, come sempre, in bocca al lupo per la sua Samp.
andiamo con l'ultimo impegno commerciale, perché abbiamo una scheda di presentazione del prossimo avversario del Teramo, una quindicina di sms che sono già stati acquisiti, forse anche delle domande nella nostra pagina di Facebook di Teramo Channel della nostra trasmissione, e poco più di un quarto d'ora, 20 minuti netti di trasmissione. Ultimo impegno pubblicitario. Siamo all'ultimo spazio di informazione di questo appuntamento di Teramo Channel, circa 20 minuti ancora, molte cose ancora da valutare, fra cui soprattutto i messaggi che abbiamo acquisito nel corso della trasmissione e che la regia ci manderà in onda. Poi daremo un'occhiata anche al nostro Teramo Channel, nel nostro profilo appunto
in rete. Iniziamo con i messaggi, per cortesia, appena possibile, e li leggeremo insieme, ovviamente, anche se so che in regia stanno lavorando anche su altro. Poche presenze e siamo primi, ma come si può criticare il giro palla del Teramo? Volete i lanci lunghi? Io non so chi è che l'abbia criticato, eh? C'è qualcuno che l'ha fatto, Andrea, che vi risulti, no? No. Giro palla vuol dire giocare molto la palla, non giocarla con passaggi in profondità. No. Se a San Benedetto sale l'euforia, non ce n'è per nessuno, ci scrivono da San Benedetto, eh? Il Teramo ha la squadra più forte, ma l'ambiente può fare la differenza. Quindi, occhio, ci scrive Luca da San Benedetto. Secondo me può valere benissimo anche il contrario. Ecco, una leggera riflessione in studio, per gentilezza. L'ambiente ti può far tremare le gambe. Scusa, Marco Pediconi in regia. Volevo ascoltare il parere di Valbruni su questa riflessione penso che arrivava a San Benedetto. Penso peraltro che i tifosi nostri siano ineguagliabili. San Benedetto ha la sua tifoseria, però Teramo non è da meno. Specialmente se incominciano a venire i risultati ancora di più di quelli che stanno avendo. Però Andrea diceva una cosa saggia, c'è anche il rovescio della medaglia di fronte a tanta pressione. Anche ma sicuramente la pressione... C'è tanta euforia più sì, che tanta pressione. È giusto, la riflessione che ha fatto, perché io vedevo l'Ancona, 4.000 presenze, domenica loro hanno sentito molto la gara, tant'è vero che è stata una gara difficile. Da... Secondo me l'Ancona è la grande incompiuta, però, cioè io ho questa sensazione. Ma l'Ancona... Anche quando vince non è che convinca. L'Ancona ha delle, diciamo, dicevo prima, ha delle gare purtroppo molto più difficili, i numeri gli danno torto, perché fare, diciamo, delle partite su 18 punti nei derby sì, con ne prendi, Civitanova, ne prendi 6. Prendi solo 6 punti, vuol dire che... Qualcosina. Invece il Teramo ha sbagliato soltanto una partita sola, che è quella del Miglianico. Sì, quei 2 punti col Miglianico. Quella, sì. Allora, ancora SMS, grazie. Li leggiamo praticamente tutti quelli che siete riusciti a riportare in onda. Un saluto a tutti i tifosi del Teramo, soprattutto al traditore di Gianmarco Ameli. Perché traditore? Dov'è Ameli? NC Ameli. Sentito, Ameli, ma perché ti dà del traditore? Non ho finito di leggere il messaggio, scusami che Marco. Che traditore, eh? Perché sei San Benedetto. Portiere degli allievi seduto lì con voi, preparatevi all'invasione rossoblu. Perché traditore? Sei di San Benedetto? Applauso, sì. Cazzo. Traditore a 15 anni no, proprio no. Gli vuoi dire qualcosa? No, vabbè. Ma sì, ma è giusto così. Ancora messaggi. Non sapevo che era di San Benedetto, anche se il cognome è tipico marchigiano. Allora, secondo me i ragazzi del Teramo 95 più forti sono Mario Mosca, Matteo Cosenza, Felice Meluso, ma Mosca è ancora più bravo. Vai Super Mario, promessa del calcio. Chi ha scritto? Dov'è Mosca? Mosca, chi l'ha scritto quel messaggio? Però ti sei assentato tu prima. Te lo sei assentato da solo. Potresti. Scherzo, ovviamente. Però ti sei assentato davvero? Sei andato? No. Sei stato lì. No. Scherzavo comunque. Ancora SMS. Prendiamo i prossimi. Allora, sono un tifoso che abita nel condominio di Ivano Speranza. Volevo sapere se anche nel vostro appartamento ci sono i pinguini, perché la camera di... Ma dai, forza Teramo, tutti a Santa Giulia, perché la camera di Mauro è un igloo. Allora. Questi sono i miei compagni di... Lo so, i tuoi compagni di casa, stanza, sicuro, sono Valentini e Ferrani, quindi... Chi potrebbe averlo scritto quello, secondo te? Tutti e due insieme. Sì, eh? Sì. Ancora, per adesso Arcamone, il pirata... Ancora se è salvo, ancora è salvo. Allora, siete un gruppo fantastico, complimenti a tutti e al mister, scrive Matteo, gran capitano, scrive Giacomo Gabrieli. Giacomino, ok, va bene, complimenti a Mario Mosca. Mosca non sei assolto, che sta disputando un ottimo campionato anche con la Juniores. Mister, me le spendi due parole su Mosca, perché sennò continuano a scrivere solo di lui adesso. No, è lì la strada quella. Dico che questi messaggi sono veritieri, nel senso non li ha fatti il ragazzo, perché... Ma stavo scherzando io. Vale quello che scrivono lì in televisione. È bravo. Ovviamente poi deve rimanere molto umile e deve continuare a lavorare con molto impegno. Anche quindi. Perché è un 95 sì. Già strutturato. Sì, sì. Convocato anche con la rappresentativa. Poi quindi lo possiamo ragazzo... andare nella camera dei pinguini. Pinguini. Ancora SMS, prendiamo i prossimi. Eccoli.
Arre, vorrei approfittare della presenza dei grandissimi Arcamone e Speranza per ringraziare tutti i ragazzi per le emozioni che ci stanno regalando. Uno della Est, siamo sempre con voi. Bene, i ringraziamenti sono sicuramente arrivati. Il Teramo domenica ha commesso un errore tecnico, caspita, perché ha sostituito un 93 Petrella con un 91 Ecani, ma di 91 c'è pure Chauvet, 92 è uno solo. Cioè, io con queste regole, cioè, chi mi illumina? No, in effetti c'è un fraintendimento, perché in alcune parti Ecani viene riportato come un 91, ma è un 92. Ecani è un 92. Sì. Però da qualche parte viene riportato come un 91. Allora, a questo SMS la risposta distinta. Tecnicamente è stata già data da Costantino. Sì, sì, Ecani non è un 91, ma un 92. Ma un 92. Questo errore. Aggiornatemi sugli SMS, noi continuiamo a leggerli. Allora, l'hai preso il patentino, sono Chiappini, vabbè, ma queste sono tutte per Mosca. Si divertono tutti. Fatemi capire quando siamo nella condizione di poter andare anche sulla pagina di Teramo Channel. Altri 6. E adesso ne abbiamo caricati altri 6, questo l'abbiamo letto, ancora avanti. Allora, ma la regola degli under dice 2,92, 91 e 93. Invece il Teramo in molte partite ha fatto giocare 2,93 e 2,91. Io credo che se l'equivoco si chiama Ecani, forse sì. La risposta l'abbiamo data sì, prima, sì. Perché Ecani è un... E se giocano 2,93 e un 91 è come se giocassero un 93, un 92 e un 91. Cioè, non è che un 93 deve essere del 93, se fosse del 95 per esempio andrebbe benissimo. Allora, fate parlare il capitano, saluti a Giaggio. Chi è Giaggio? Ma chi è il capitano? Perché qua di capitani ne abbiamo almeno due. Il loro capitano, che è lui, è Giaggio. No, Giaggio. Ti chiami? Matteo Cosenza. Ecco, lui è un capitano. Poi l'altro capitano è Arcamone. C'è un po' di differenza di età, però l'altro è Arcamone. Allora, ancora un SMS, poi mi manderete voi la pagina di Teramo Channel quando lo riterrete opportuno. Un saluto al miglior allenatore del centro Italia. Chi è? Chi è Pierluigi Angelozzi? È il mister o è quello che firma l'articolo? È il mister in seconda, quindi vi hanno Arcamone, è andata bene, è andata benissimo oggi. È andata non bene, è andata benissimo, stavano a dormire. È andata benissimo. Cosa ci dice della Sant'Andrea? Questa è la pagina che per me è matematicamente impossibile leggere a questa distanza, non so se riusciamo. Io posso anche avvicinarmi, se volete posso anche avvicinarmi al monitor, dobbiamo anche fare l'accesso. La dobbiamo ancora predisporre. Sì. Ah, ecco. Della Sant, che cosa ci dirai nella scheda che seguirà? Allora, intanto, se siete d'accordo, diciamo qualcosa, diamo qualche informazione ai tifosi, informazione che è possibile vedere anche sul sito internet della Teramo Calcio, perché sarà possibile andare a vedere la partita in trasferta. 360 biglietti messi a disposizione dalla Sant'Egidio Calcio. 360? Sì, del settore ospiti, ma biglietti acquistabili soltanto in prevendita. Da domani alle ore 12 fino alle ore 19 di sabato. Quindi da domani mercoledì, sì, a sabato ore 19 presso Caffè dell'Olmo, Cocun, Edicola Chiavattari e Tabaccheria Villa Mosca. Ecco qui la pagina del sito della Teramo Calcio dove è possibile avere tutte le informazioni del caso. Al di là del refuso su prevendita, insomma, sì, però 12, c'è una prevendita obbligatoria. 12 euro, biglietti non sono nominativi. Quindi non c'è bisogno del documento sostanzialmente. Ecco, vabbè, questa è anche un'altra novità. 300 e passa tifosi, sì, insomma, sarebbero probabilmente andati in più se non ci fosse stato questo limite imposto. Invece della Sant'Egidiese, che mi dice Andrea? Che è una partita da non sottovalutare, non tanto e non solo per la caratura dell'avversario, quanto per l'ambiente, perché a Sant'Egidio sentono molto la partita col Teramo. La domenica il primo risultato che loro ascoltano a Sant'Egidio è il risultato del Teramo. Sì, ma che gli interessa del Teramo? Cioè. Beh, comunque sentono la partita col Teramo. Vabbè, questo è giusto, però ecco, il primo risultato magari mi preoccuperei di chi sta dietro, non di chi sì, sta... Sì, però comunque il Teramo viene sempre seguito ed è un avversario da battere. Quindi, siccome in campionato anche negli ultimi tre precedenti, come ho ricordato nella scheda, è andata sempre che il Teramo ha vinto
c'è invece il precedente di Coppa nel quale è stata la Santa a vincere a Teramo quest'anno. Sì. Ci terranno comunque a fare una grande prestazione per dare una svolta alla stagione e per bloccare il Teramo. C'è l'incognita Ragazzu, che insomma si è fatto male dopo due presenze quest'anno con la Sant'Egidio, quindi non si sa se sarà a disposizione. Ci sono giocatori di talento, in primis Giorgio Lavista, quindi sarà una partita che l'ambiente caricherà nella maniera migliore per poter ostacolare la marcia del Teramo. Quindi per questo motivo è una gara assolutamente delicata. E anche lo scorso anno fu molto difficile per il Teramo vincere a Sant'Egidio contro una squadra che comunque era mediamente molto più forte di quella di quest'anno. E aggiungo pure che in doppia inferiorità numerica, se la memoria non mi inganna, giocò meglio del Teramo, anche se a vincere fu il Teramo. Sì. Lo scorso anno perlomeno. Vedi che giocare in 9 conviene. No, giocare in 9, neanche in 10, ma in 9. Il modo del Teramo gode di una tranquillità del primo posto con i 4 punti arrivati dopo che era tornato. Cioè tu dici punti. Il margine di vantaggio. No, sì, ma il margine, io mi preoccuperei più di loro che stanno in zona play-out. E sì, loro che non è che devono perché gioca il Teramo, è perché devono cercare di salvarsi. A parte che comunque tutte le squadre col Teramo fanno, no, vogliono fare la partita della vita. Sì, però a Sant'Egidio da sempre, comunque negli ultimi anni, sentono molto la partita col Teramo. Hai ragione, però io dico, se stai nei bassi fondi della classifica, sappiamo tutti che due retrocedono, diciamo dalla sesta ultima, 3-4 fanno i play-out. Fanno i play-out. Quindi... Questa Jesina che vince 4 partite su 5 si rilancia, si incomincia piano piano a staccare e poi sono problemi perché sono tutti abruzzesi quelli che stanno sotto, quindi ci tengono più per loro per raggiungere eventualmente una salvezza che per battere il Teramo, perché ce lo possono anche avere col Teramo, nel senso un derby eccetera, però penso che sia più problematica guardare la classifica prima. Allora, la pagina relativa alla nostra trasmissione in rete Teramo Channel ve la proponiamo adesso. Io vi dico che su questa pagina potete entrare quando e come volete, anche nell'arco della settimana, perché è su questa pagina che potete parlare con noi direttamente o indirettamente, con la società, con i giocatori o con la città. Noi faremo anche una selezione della posta che riceveremo ed è ovvio che poi ve ne daremo conto, come stiamo facendo stasera per la prima volta, perché è stata messa in rete appena una settimana fa la pagina di Teramo Channel. Anna Paola chiede a Teramo Channel di argomentare, cioè ci chiede se argomentiamo solo di sport oppure anche di altre cose sulla cittadina teramana. È ovvio che Teramo Channel, Umberto Sorgentone risponde, è una trasmissione sportiva dedicata esclusivamente ai colori biancorossi. Angolo del tifoso teramano, io farei rivedere immagini storiche della nostra squadra nel nostro stadio comunale, ogni settimana una partita con il vero calore che veniva dagli spalti. Io sono d'accordo, piacerebbe tanto anche a me, ma faremmo sempre e soltanto tanta amarcord. Poi Roberto Testoni, uno spazio dedicato ai ragazzi della curva con interviste, immagini e iniziative, è quello che ci chiede Roberto. Umberto risponde, Umberto Sorgentone risponde, sulle vecchie glorie ci stiamo lavorando, magari suggeriteci voi chi vorreste rivedere. Per la curva la vedo difficile, non penso che i ragazzi vogliano pubblicità, continuate a suggerire e a proporre. Mi invitano a tornarmi a sedere, lo faccio molto volentieri, anche perché stiamo per andare a presentare l'avversario prossimo del Teramo. Abbiamo circa 6 minuti ancora di diretta, il prossimo avversario si chiama Sant'Egidiese, abbiamo predisposto una scheda, la vediamo assieme, poi chiuderemo con Speranza ed Arcamone questa trasmissione. Oltre 60 anni di storia, dire che a Sant'Egidio il calcio è una passione non è una banalità o un modo di dire, è una realtà che il passato e il presente, tra alti e bassi, hanno sempre dimostrato. A Sant'Egidio si vive di calcio e lo si capisce vedendo il seguito che resta grande anche in una difficile stagione come quella attuale, contrassegnata, e neanche questa è una novità, da difficoltà societarie che passano anche da spaccature e contrapposizioni personali che, se fossero superate, consentirebbero alla squadra magari un rendimento migliore. Squadra che ora è invece invischiata nel
nella lotta per non retrocedere. 14° posto e quindi piena zona playout, ma ad un passo da quella salvezza. E dire che i presupposti di questa stagione erano diversi. In molti avevano previsto un campionato d'avanguardia per la Sant, che ha scelto di ripartire da un tecnico giovane e preparato come Gaetano Fontana ed allestendo una rosa di primo ordine, anche se in ritardo. E così, mentre da un lato i risultati non sono arrivati, anche per un pizzico di sfortuna, dall'altro le problematiche societarie si sono fatte sempre più strada. Il tutto ha minato la stabilità di un gruppo che così ha perso per strada elementi come Monticciolo, Rizzi, Galli, Patti, i fratelli Dario e Marco Casali. La tenacia dell'amministratore delegato Di Polito e del tecnico Fontana ha fatto sì che la Santi in qualche modo colmasse queste defezioni, ed allora ecco arrivare in vibrate il bomber Mauro Ragazzu, 3 gol in 2 partite prima di un infortunio muscolare, il difensore Gaetano Lonardo, già lo scorso anno in giallorosso, e altri 2 attaccanti, Luca Cremona dalla San Benedettese e Matteo Iommarini dal Miglianico. La vittoria sul Riccione e la bella ma sfortunata prova con il Trivento dicono che la Santa GDS sarà un osso duro, anche perché la tifoseria vibratiana sente la gara col Teramo e c'è da scommetterci, al comunale ci sarà il pubblico caloroso delle grandi occasioni per spingere la Santa all'impresa. Nel 4-4-2 di Fontana è importante l'asse centrale, l'esperto portiere Francesco Ripa, i centrali Lonardo e l'ex giuliese Mauro Sosi, di qualità la mediana con Andrea Censori, Santa GDS Doc, il talento di Giorgio Lavista, oltre 160 partite in Serie B. In avanti c'è l'incognita Ragazzu, ma occhio al 92 Allegretti, 5 gol finora. Sugli esterni ampia scelta di under per Fontana. Capitolo precedenti, Trissin campionato negli ultimi 2 anni per il Teramo, che nello scorso torneo si impose 2-0 a Piano d'Accio con doppietta di Arcamoni il 10 ottobre 2010, per poi replicare nella tiratissima partita di ritorno 2-1 in vibrata il 6 febbraio 2011 con gol partita dell'ex Gabrieli. In questa stagione 2 impegni ravvicinati sempre a Piano d'Accio: il 14 settembre la Santa è eliminato dalla Coppa il Teramo con la punizione del 2-1 di Palma, la vendetta 4 giorni dopo 3-1 in campionato per il Diavolo, mattatore ancora la bestia nera Arcamone, 5 gol in 4 gare in maglia biancorossa contro la Sant. Nutritissima la pattuglia teramana di ex giallorossi, il DS Marcello Di Giuseppe, Traini e poi fino allo scorso anno Bucchi, Laboragine, Filipponi e il tecnico Roberto Cappellacci, che insieme hanno sfiorato l'accesso ai playoff lo scorso maggio. Quel Cappellacci che nel 2006, sempre da allenatore, ha firmato la 4ª e ultima promozione in Serie D della Santa GDS. Abbiamo meno di 3 minuti, ma siccome c'è un tifoso che insiste con un messaggio, poi Andrea, se vuoi, puoi intervenire, ci dice: ma sul sito del Teramo dice che Cani è nato il 24/10/91. Torniamo in studio. Eccolo qua, ed è corretto, Marco ce lo comunica, ce lo fa vedere anche. È vero, questo è quello che dice il sito, ma esistono anche i refusi. Questo è un errore. Sarà corretto quanto prima possibile anche da domani, ma se non credete a noi, il Teramo non avrebbe 45 punti, ne avrebbe 3 o 4 o 5. E comunque, se non credete a me, credete al pirata Pecani, è nato il 92. Quindi, se non credete a me, credete al pirata. Il pirata è il capitano del Teramo. YouTube. No, tra le considerazioni della scheda, insomma, ho detto 5 gol in 4 partite per Arcamone contro la Sant GDS. Forse tu ti porti dietro quell'annata che la Sant vinse quando tu eri alla Valle del Giovenco, ogni volta che la vedi deporti. È una partita speciale con loro. Sì. Ti porta bene. Ti porta bene, vero? Speriamo che continui bene. Questa. Beh, certo che sì. No, Sant'Egidio faranno gli scongiuri, ma vinsero la Valle Giovenco, vinse a Sant'Egidio 1-0. Sì, però poi perse il campionato. Allora, Andrea, certo. Noi abbiamo provato a fare la formazione la settimana scorsa, o perlomeno abbiamo ipotizzato, per esempio, che potesse essere la domenica di Laboraggi. Sì. Un po' lo è stata, perché ha dato una palla meravigliosa al gol di Bucchi. E invece ha giocato Arcamone, sì. E come sempre ha fatto gol. Domenica coppia centrale ovviamente scontata, c'è la squalifica di Carbuig. Secondo te toccherà qualcosa nell'undici iniziale Cappellacci? È davvero, guarda, secondo me riproporrà Masini dall'inizio, ma più che altro per non forzare il minutaggio di Arcamone. Di Arcamone, perché comunque io non penso che si possa, con i problemi che lui ha avuto, si possa forzare il minutaggio. Tanto. Quindi io penso che con il rientro di Masini, partirà con Masini, certo, avere lui che esce dalla panchina e ti può dare un ulteriore cambio di passo. Penso sia questa la lettura, che sia una lettura non tanto sul valore quanto sull'opportunità di mettere dentro un giocatore che è reduce comunque da un acciacco che è stato anche reiterato. Quindi
probabilmente si potrebbe ribadire Masini. Io ho un concetto diverso. Però se dovessi, leggere gli almanacchi, Federico è scatenato con la Santa. Io ho un concetto diverso. Io se riporterei Arcamone in panchina, non mi riesce mai a prendere i 90 minuti. Quindi lo continuo a far giocare. Tu anche perché così. Il momento in cui ha giocato vuol dire che a livello medico è stato dato l'ok. Certo. Quindi se ritorna in panchina ritornerà allo stato attuale che stava. Ma questo per linee generali, ma questo nel caso specifico, sì, penso per linee generali comprendo quello che ci dice. Ma nel caso specifico, Masini, Buchi, Arcamone, ci risiamo. Uno andrà in panchina. Sì, io sono molto superstizioso. Aia. Arcamone e Buchi. Ha vinto l'anno scorso, ha vinto con la Valle del Giovengo. Riproporrei Arcamone. Ecco, questo farebbe Valbruni. E Arcamone condivide alla grandissima. Io sono superstizioso. Quindi. Allora, in bocca al lupo per questa partita. Crepi. Mi auguro che tu la possa abbissare giocando bene come hai giocato domenica scorsa. Speriamo. E poi saranno tutto. Cavoli di Calabui per due settimane. Federico. Niente, speriamo in settimana che... come va tutto e niente, quello che sia verrà ben accettato e niente, se devo giocare bene, meglio, se no aspetto le mie opportunità che ancora campionato. Entro e faccio gol, tanto è uguale, eh? Sì, sì, importante sì. Metterlo importante che vinciamo, oh, poi... Ma noi l'abbiamo pubblicizzato. Chi è? Più di questo non potevamo, questo. Cioè abbiamo la fatto Spagna, vedere i gol, l'Irlanda, spagnolo, l'Irlanda. Abbiamo fatto vedere tutti i gol da quando ci avevamo 11 anni. Mancava solo l'Arabia Saudita, insomma, poi c'era di tutto. Allora, intanto i ringraziamenti per Silvia Gentile, Mauro Iezzoni, Marco Pediconi in regia. Non ho dimenticato, anzi sì, ma adesso recupero, di fare gli auguri anche da parte nostra a due nostri cari colleghi, Jacopo Forcella, giovanissimo, 29 anni, e Roberto che beve ancora il latte materno perché ne ha fatti 21. Auguri Roberto Caglietti. Allora, noi saremo puntualissimi con voi e con gli amici di Teramo Channel martedì prossimo, sperando di potervi raccontare ancora una domenica favorevole ai colori biancorossi. In bocca al lupo ragazzi, vi aspettiamo ai playoff almeno e all'incontro da vincere con quelli che ci hanno battuto 3-2 nel girone di andata. In bocca al lupo anche a te Luca, grazie. Arrivederci.